liceo, i professori che sono sempre disponibili e sensibili alla tematica, capendone sempre l'importanza, nonostante so essere un periodo un po' dove è necessario fare lezione perché c'è l'orientamento e perché c'è tanto tempo sottratto alle ore di studio. Quindi vi ringrazio per averci, insomma, concesso questa chiacchierata insieme oggi. Inizieremo con i ragazzi del Forum dei Giovani, che anche loro, vabbè, mostreranno, interpreteranno un monologo e ci allieteranno con le loro capacità anche artistiche e, insomma, con la loro professionalità sulla tematica. Quindi iniziano i ragazzi del forum. Il confronto che faremo oggi e che speriamo possa essere interessante. Buongiorno a tutti, salve, benvenuti. Noi, come ha già annunciato Giulia, siamo i ragazzi del Forum dei Giovani di Morcone e siamo qui questa mattina anche noi perché ci tenevamo a dare il nostro contributo alla questione, alla causa della lotta alla violenza sulle donne. E volevamo farlo questa mattina a modo nostro nel senso che ci premeva in particolare porre l'accento sul linguaggio, perché il linguaggio noi crediamo che sia forse il primo nucleo nel quale si sviluppano le discriminazioni, che siano di genere, di razza, di religione, di tutti i tipi. E voi vi chiederete: ma che cosa vuol dire il linguaggio in questo senso? Ebbene, per farvi entrare un po' in quello che noi intendiamo, vi faremo qualche esempio per appunto farvi capire come spesso le discriminazioni partono dal linguaggio per evolversi poi in altro. Di seguito riportiamo appunto alcuni esempi. Se io dico un cortigiano, dico un uomo che vive a corte. Se io dico una cortigiana, una mignotta. Se invece pensiamo a un massaggiatore, un cinese terapista, una massaggiatrice, una mignotta. Un uomo di strada, un uomo del popolo, una donna di strada, una mignotta. Un uomo disponibile, un uomo gentile e premuroso, una donna disponibile, una mignotta. Un passeggiatore, un uomo che cammina, una passeggiatrice, una mignotta. Un uomo con un passato, un uomo che ha avuto una vita, in qualche caso non particolarmente onesta, ma che vale la pena di raccontare. Una donna con un passato, una mignotta. Uno squillo, il suono del telefono. Una squillo. Vabbè, questa non la dico nemmeno tanto. Un uomo di mondo, un gran signore, una donna di mondo, una mignotta. Uno che batte, un tennista che serve la palla. Una che batte, ma non la dico manco questa, dai. Un uomo che è un protettore, un intoccabile raccomandato, una donna che è un protettore, una mignotta. Un buon uomo, un uomo probo, una buona donna, una mignotta. Un uomo allegro, un buon tempone, una donna allegra, una mignotta. Un gatto morto, un felino verosimilmente deceduto, una gatta morta, una mignotta. Uno zoccolo, una calzatura di campagna, una zoccola. Ecco, questo elenco non lo abbiamo fatto noi. Questo elenco l'ha scritto un uomo che si chiama Stefano Bartezzaghi, che è un grande esperto di linguaggio e che noi vorremmo ringraziare per aver scritto questo elenco di ingiustizie.
passata tutta la vita e spesso non ce ne accorgiamo. Eppure stamattina noi non siamo qui per lamentarci. Certo, va detto che nel lessico anche lì le donne sono un po' discriminate, una certa discriminazione si avverte. Però per fortuna queste sono soltanto parole. Certo, se poi le parole fossero la traduzione dei nostri pensieri, allora sì che sarebbe grave. Sarebbe proprio un incubo, ma un incubo fin da piccoli. All'asilo un bambino potrebbe iniziare a maturare l'idea che le bambine siano meno importanti di lui. Da ragazzo crescere nell'equivoco che le ragazze in qualche modo di sua proprietà. E poi, da adulto, è solo un'ipotesi, eh? Ma se fosse così, potrebbe pensare che sia giusto che sul lavoro le sue colleghe vengano pagate meno. E a quel punto non gli sembrerebbe grave neppure offenderle, deriderle, toccarle, palpeggiarle, come si fa un po' con la frutta matura, no? Se fosse così, potrebbe anche diventare pericoloso. Sì, 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 pericoloso. Una donna, adulta o anche giovanissima, potrebbe anche essere aggredita dall'uomo che la ama. Ma sono soltanto parole, per carità, soltanto parole. Solo. Noi ragazzi, fortunatamente, ci ritroviamo in un contesto storico-sociale dove la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne è qualcosa di già avviato. Ormai, anche all'interno dell'ambiente scolastico, vengono forniti strumenti per conoscere questa problematica e per lottare affinché la discriminazione di genere vada sempre più a scemare. Anche dalla nostra esperienza apprendiamo che le violenze, sia di natura fisica che verbale, sono meno frequenti e sempre più distanti dall'uso comune dei ragazzi. Ciò nonostante, si verificano ancora quelli che sono episodi di violenza, molto spesso brutali, che risaltano un tratto caratteriale proprio di alcuni individui. Di fatto, la violenza in generale fa parte dell'indole dell'essere umano e pertanto vorremmo estendere il discorso fatto focalizzandoci sulla violenza nella sua complessità, in quanto fenomeno di massa che ha caratterizzato l'uomo nella speranza che non lo caratterizzerà più. Un particolare ringraziamento ai ragazzi del forum che davvero è il primo anno che sono degli uomini a darci il loro contributo ed è davvero importante perché vuol dire che non c'è indifferenza, che è quello che dal primo anno da cui abbiamo avviato questa serie di incontri libere di essere proprio per combattere la violenza di genere, infatti il sottotitolo dell'evento è Mai più indifferenza, intendendo proprio la volontà di accendere dei fari sulla problematica, ma di far sì di quindi che non vi sia neanche differenza, quindi abbiamo sempre fatto questo gioco di parole. Ho già ringraziato prima il liceo per la disponibilità e per la loro presenza, ringrazio gli intervenuti, tutte le donne dell'amministrazione che mi hanno dato una grande mano alla realizzazione dell'evento. L'incontro di oggi vuole essere breve, con dei messaggi chiari, anche per questo ho scelto due relatori che mi accompagneranno in questo incontro, due relatori giovani, entrambi con cose da dirci e da raccontare, ma con aspetti e profili diversi. Il filo conduttore che ho immaginato è quello della reazione. Reazione intesa sotto un duplice punto di vista. Reazione quale? Reazione fisica, perché purtroppo la violenza è di plurima natura e quando poi sconfina e quando non si frena finisce in quello che sono l'omicidio delle donne, che è il femminicidio, ma ci sono tanti reati spia che casomai dopo accenneremo brevemente.
ma e quindi c'è la possibilità di aprire gli occhi, di stare attenti proprio quando ci sono dei segnali, e in questo ci darà qualche spunto l'assistente dottor Giuseppe Bax, l'assistente capo di Polizia di Stato, che istruttore donna e migliore istruttore dell'anno 2018, per cui sono molto contenta che sia qui con me, e la dottoressa Delli Veneri, che in quanto donna, e questo mi fa molto piacere, ci dirà la sua esperienza in un'associazione di donne, la FIDAPA, ma ci spiegherà poi lei meglio che cos'è, cosa fanno, e quindi reazioni in senso di azione, cioè come le donne agiscono, come attuano la parità. Ed è questo che mi piaceva, insomma, darvi dei consigli pratici, ovviamente senza volontà di essere esaustivi, perché quello dicevamo ieri con Lucrezia quando siamo confrontati, è molto difficile parlare di violenza di genere, perché si rischia di fare delle semplificazioni, si rischia di dare dei messaggi sbagliati, perché purtroppo la violenza si annida dietro, come dicevano i ragazzi, anche dietro una parola. La violenza possiamo subirla ogni giorno, anche psicologicamente, e capita anche a me. Quindi spesso mi trovo a partecipare a tavoli dove ci sono solo uomini, dove devo sgomitare il doppio per non dire che sono giovane e sto lì soltanto perché c'è una quota rosa che mi difende, perché molte volte c'è anche questa semplificazione. Io ho sempre ritenuto che le quote rosa fossero un pericolo, perché ovviamente potrebbero, insomma, celare un difetto di meritocrazia in un certo senso. Quindi, però, mi rendo conto che purtroppo ancora non siamo pronti per rinunciare a queste garanzie, ma anzi sono necessarie per far sì che si attui realmente la parità. Perché parlare? Voglio giusto darvi, contestualizzare, ma brevemente, perché insomma conosciamo tutti cosa rappresenta la giornata che poi è domani, che è il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La contestualizzo brevemente e poi lascio spazio ai relatori, che possono dare un taglio più pratico in base alla loro esperienza. Ovviamente nasce in seguito a un martirio, viene istituita nel 25 novembre per ricordare il martirio delle sorelle Miraballa nella Repubblica Dominicana, che erano delle attiviste che combattevano per i diritti delle donne. In seguito alla loro uccisione ci fu anche una rivolta che per sconfiggere la dittatura. Quindi l'Organizzazione delle Nazioni Unite nel 99 ha deciso di riconoscere questa giornata e di dargli un valore simbolico, per cercare sostanzialmente di come dicevamo anche prima, porre un'attenzione, un faro sulla problematica. La violenza di genere, così come è definita dall'articolo 1 della dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, è violenza contro le donne ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi ad una donna una sofferenza fisica, sessuale, psicologica, incluse le minacce, la coercizione o la privazione della libertà. Quindi perché parlarne oggi? Perché ritengo sia fondamentale sensibilizzare? Perché dobbiamo andare a indagare quelli che sono le radici. Scusate, vedevo che Domenico mi segnalava. Ok, scusate. Ok. Dobbiamo andare a indagare quelli che sono dove affondano le radici, quali sono i problemi che ci sono, perché ci sono ancora questi retaggi culturali di una presunta differenza tra uomo e donna. E dobbiamo andare quindi a cercare di fare una sorta di rivoluzione culturale ed educativa, e quindi educarci reciprocamente tramite i contributi che possiamo darci. Ovviamente all'inizio di questo incontro vorrei ricordare due persone oggi. Purtroppo la nostra comunità è a lutto per la scomparsa di una giovane persona che è sempre molto attiva nella comunità. Anche nel precedente evento la famiglia mi aveva dato una grande mano,
Quindi vi chiedo, insomma, di ricordare insieme due persone, Antonio Mobilia, che purtroppo è scomparso, e al contempo Aurora Marino, che è la vittima morconese purtroppo di un femminicidio e a cui va il nostro applauso. Purtroppo questi femminicidi, insomma, continuano ad essere molto frequenti. Vi do giusto qualche dato e poi è successo il mio intervento in modo tale da passare la parola ai relatori. Ogni giorno in Italia 89 donne sono vittime di violenza, di reati di genere, i quali vengono commessi soprattutto dai mariti e dai compagni nel 34% dei casi, o dagli ex e nel 28% dei casi, quindi la percentuale degli ex. Ci sono vari strumenti che vengono messi in atto e che voglio ricordare, ed è il numero verde, il 1522, che può essere chiamato in caso di emergenza, e durante l'emergenza sanitaria, durante la pandemia, sono aumentati è stato pari al 79,5% le chiamate in più rispetto all'anno precedente, quindi rendiamoci conto anche di che danno ha arrecato alle donne questa pandemia, che chiuse in casa come tutti noi per le misure restrittive hanno avuto maggiore difficoltà a denunciare questi abusi. La difficoltà, insomma, questi dati tra l'altro preoccupanti ci vengono dati preoccupanti anche dell'Europa. Infatti, studiando un po' proprio per questa giornata, ho scoperto che un terzo delle donne in Europa è vittima di violenza sessuale, 50 donne a settimana vengono uccise e il 75% delle donne ha subito violenza sul lavoro. Quindi i dati, insomma, sul lavoro sono i preoccupanti. L'Italia, è proprio l'aspetto del lavoro che preoccupa maggiormente l'Italia rispetto ai dati europei. Infatti abbiamo un tasso dell'occupazione femminile che è del 31% contro il 41% della media europea, un indice di prospettiva di carriera che è del 52%, a differenza del 62% dell'Unione Europea, e guadagno del 5% in meno rispetto alla media europea. Tutto ciò, la necessità di parlare della tematica è confermata, e quindi delle differenze che purtroppo, nonostante siamo nel 2021, continuano a sussistere, è confermata da plurimi interventi legislativi. Il codice rosso, come sappiamo, qualche anno fa, poi ci dirà Giuseppe come se ha assortito effetti o meno, il codice rosso che ha aggravato delle pene e ha cercato di dare una corsia preferenziale per la tutela delle donne. Qualche giorno fa è stato approvato il DDL parità di genere, quindi nonostante l'articolo 37 della Costituzione faccia già da sempre tesoro della necessità e tuteli le donne, la parità dal punto di vista lavorativo delle donne con gli uomini, ancora si è reso necessario intervenire sulle aziende, su tutti i luoghi di lavoro, per fare in modo che vi siano incentivi all'assunzione, sgravi fiscali per l'assunzione, insomma, delle donne. Quindi ci rendiamo conto di come sono in continua necessità degli interventi normativi, e vi segnalo, insomma, anche a chi ci sta seguendo, che l'INPS ha sancito quello che è il reddito di libertà, che per contenere i gravi effetti economici proprio che derivano dall'emergenza meteorologica, soprattutto per quanto riguarda le donne particolarmente vulnerabili, e hanno cercato di dare questa possibilità di un 400 euro al mese per le donne vittime di violenza, proprio per la loro emancipazione e per la loro indipendenza economica. E il Comune di Morcone si sta attrezzando per cercare di predisporre gli strumenti per aiutare eventualmente la trasmissione della domanda, e quindi è possibile rivolgersi anche al Comune, così come previsto anche dalla norma. Allora, passiamo agli interventi. Come abbiamo visto, ho fatto qualche accenno, insomma, agli episodi di violenza, i dati sono ancora molto, molto alti. E a questo punto passo la parola a Giuseppe Bax, ti chiamo Giuseppe così semplifichiamo la conversazione, perché siamo tutti giovani e ci rivolgiamo a una platea che è molto giovane, che ci dirà, insomma, la sua esperienza. E in quanto istruttore
istruttore di difesa donna, ci potrà dare qualche consiglio, ci potrà dire cosa si fa in questo corso e ci potrà, insomma, accendere, come devo dire, far stare più attenti anche alle piccole cose da non sottovalutare. Quindi passo la parola a Giuseppe Bax. Grazie. Buongiorno ragazzi, sono stato già presentato, quindi insomma per voi sono Giuseppe, anche se ci rivedremo in altre occasioni, se riusciremo ad organizzare altri incontri presso il vostro istituto vorrei mi ricordaste come Giuseppe. I dati che Giulia ci ha mostrato sono inquietanti, tradotto in soldoni, una donna su tre ha subito o subirà violenza durante il corso della propria vita. Violenza intesa come qualsiasi tipo di violenza, non pensiamo solamente a un femminicidio o uno stupro, ovviamente, ma la violenza è una minaccia, è un maltrattamento in famiglia, è una coercizione che può essere fisica, economica, un qualsiasi tipo di violenza. E benché dal 2009, se non erro, ad oggi siano state integrate articoli al codice penale come il 612 bis, il TER, e nel 2009 credo la legge 119 sul femminicidio abbia incrementato insomma le pene sulle aggravanti, la situazione non è cambiata molto. Non è cambiata molto perché la cultura, non solo della nostra società, ma anche dei paesi che conosciamo poco, è quella di identificare il sesso debole nella donna. Quindi manca quella che è l'uguaglianza, quella che nella giornata, in queste giornate viene millantata, non esiste. E ce ne ricordiamo solo quando ricade il 25 di novembre. Ahimè è così, inutile dirci bugie. Quindi in queste giornate si affronta questo argomento, ci si ripromette anche in modo pratico di andare a contrastare la violenza di genere, ma poi nella realtà di tutti i giorni questa cosa è un po' diversa. Ve lo dice chi purtroppo affronta da circa 20 anni tutte le problematiche familiari e di strada che si vanno a creare. Voglio aprire una piccola parentesi che non avevo previsto di aprire, ma durante la mia esperienza ho cambiato diversi teatri, diversi scenari operativi, parlo di città diverse, più o meno calde, e tornando qui in zona, oggi presto servizio a Termoli, quindi provincia di Campobasso, mi aspettavo una situazione molto diversa, più tranquilla, più regolare. Vi assicuro che nelle piccole realtà, dove se possibile, la situazione peggiora. Peggiora, sapete perché? Perché non si attua la prima difesa, che è quella più importante, che è la prevenzione. La prevenzione potrebbe salvarci da tanto. E sapete perché non attuiamo la prevenzione quotidiana? Uno, perché non sappiamo cos'è. Uno, perché non sappiamo come fare. E due, perché manca la consapevolezza, in questo caso parliamo della donna, di poter essere una vittima. Viviamo nella convinzione, ripeto, oggi parliamo delle donne, ma è un discorso abbastanza generale, che a noi possa non accadere. Quante volte pensiamo, no, a me, io vivo a Morcone, vado a scuola al liceo scientifico, no, non mi accadrà, è impossibile. E questa consapevolezza mancata che non ci fa fare prevenzione, che ripete la prima importantissima linea di difesa. Voi direte come? Già portare una borsa mentre passeggiamo può essere o meno indice di una prevenzione. Portare la borsa a tracolla nel senso opposto al senso di marcia potrebbe evitare uno scippo, è una prevenzione. Dare informazioni dalla macchina non aprendo tutto il finestrino è una prevenzione. Andare in discoteca in abiti succinti, ed è assolutamente obbligatorio farlo per esprimere la femminilità di una donna, è assolutamente fatelo,
ma uscirne poi con un cappotto lungo, largo, per arrivare alla macchina nel parcheggio buio è una prevenzione. Non prendere un drink da uno sconosciuto è una prevenzione, perché potrebbe mettere all'interno delle sostanze strane, e vi assicuro che è successo e succede ancora tutt'oggi. Forse non se ne sente, forse c'è vergogna a parlarne, forse non se ne fa pubblicità per il locale, perché oddio, se dico che mi hanno messo la droga nel drink passo per stupida, passo per... Ok? Questa linea di prevenzione è fondamentale. Volevo fare un esempio di cronaca, ma vorrei non pensiate subito, allora è colpa della vittima. No. Se non si fa prevenzione e si subisce una violenza, non è colpa della vittima. Però prima di farvi questo esempio volevo, insomma, fare complimenti ai ragazzi del forum. Non mi aspettavo, bravi. E mi avete fatto pensare una cosa, non so se è capitato a qualcuno della mia età, non so se c'è qualcuno della mia età. Siamo nati con l'idea del sesso debole. E sapete fin da quando? Da quando siamo bambini, a me mi è capitato diverse volte, ancora oggi lo sento, fuori dalle scuole, in casa, basta piangere come una femminuccia. Si dice tante volte ai bambini, ecco, questo è quello status culturale che tarda a cambiare. Comunque bravi, scusate la parentesi. Torniamo al nostro esempio di cronaca. Il 20 di questo mese, quindi qualche giorno fa, è stata uccisa, ahimè, una donna peruviana di 34 anni. Avete sentito, avete letto sicuramente, no? Come diceva l'avvocato, Giulia, scusami, chi presta violenza su una donna, intorno all'80%, quindi una percentuale altissima, è un marito, un coniuge, un compagno, un ex compagno. Anche in questo caso, ovviamente, è stato l'ex compagno. L'ex compagno che circa 2 mesi fa era stato già colpito da un provvedimento di allontanamento, di avvicinamento, un divieto di avvicinamento a questa sua ex. Il divieto di avvicinamento è una misura di prevenzione applicata a chi è reo di un reato, penso dello stalking in questo caso. Atti persecutori. Nonostante colpito da questo provvedimento, ha invaso gli spazi di questa donna ed è stato arrestato. Arresti domiciliari. Arrivato al processo, questo signore di 20 anni, quindi di circa 10 anni più giovane, preciso ma non è fondamentale, figlio di una mamma anche lei uccisa dall'ex compagno, è stato rilasciato dopo patteggiamento, condannato a 4 anni di reclusione. Ovviamente non si va in carcere in Italia se non una pena superiore ai 6 anni, credo, se non sbaglio. Dipende dal reato, dice l'avvocato che è più ferrata di me, perché una volta che la polizia e i carabinieri, una volta che arrestiamo materialmente, le carte passano a loro. Quindi uscito in libertà, ha raggiunto con l'ex compagna in un locale dove ha passato la serata, e qui scatta la prima prevenzione, giusto? Ripeto, la vittima non ha colpe, però in quel momento, in quel contesto, ci sono altre persone intorno. Ci sarebbe dovuto essere una chiamata alle forze dell'ordine. Però la circostanza ha voluto che hanno passato la serata insieme, hanno lasciato il locale diretti a casa di lei, a piedi, in un parchetto vicino casa, è successo quello che è successo. Quindi una coltellata, credo, ha raggiunto la gola della ragazza, che è stata ritrovata al mattino successivo. Ecco... inutile fare il processo, insomma, all'azione della ragazza mancata, no? Però la prevenzione, come potete ben pensare, poteva in questo caso sortire effetti diversi per la vita della ragazza. Detto questo, dopo la prevenzione, dopo la consapevolezza, arriviamo alla difesa verbale, al linguaggio.
Il linguaggio è fondamentale per la difesa. Sicuramente i ragazzi studieranno di queste cose, quindi sapranno meglio di me l'atteggiamento verbale insieme all'atteggiamento del corpo, cosa può procurare nel nostro interlocutore. Il tono cambia, il linguaggio cambia, ciò che arriva al nostro aggressore, tra virgolette, cambia. Quindi oltre alla prevenzione va visto e studiato l'atteggiamento verbale, quindi la difesa verbale. Ahimè, quando anche la difesa verbale non basta, si arriva alla difesa fisica. Quando il nostro aggressore è intento a toccarci, lì non ci sono più regole. Dobbiamo riportare la pelle a casa, perché un'aggressione per scippo, per rapina, per qualsiasi cosa, potrebbe arrivare a conseguenze ulteriori. Quindi prima di verificare dove può arrivare l'aggressore, è meglio stopparla, quell'aggressione, e tornare a casa. Con qualsiasi mezzo, tecniche a mani nudi, armi improvvisate, pepper spray, qualsiasi cosa è utile in quel momento per difenderci. Se avremo la possibilità, oltre a tutta questa bella teoria, vedremo tutto ciò che abbiamo sentito finora a livello pratico. Perché io non insegno in nessuna palestra, non devo vendere nessun prodotto, non ho interesse che voi seguiate un corso, ma ho interesse che mi sentiate sia a livello teorico che a livello pratico. In pochissime ore non si può vendere una disciplina marziale o uno sport da combattimento. Quindi se riusciamo a vederci 10 ore, 12 ore, insomma, potete ben capire che non si può studiare un'arte marziale antica centinaia di anni, ma uscirete dopo queste 10 ore consapevoli di ciò che potete fare e di ciò che potete subire. Al contrario, potete iniziare a pensare come tornare a casa col mazzo di chiavi in mano. Perché? Perché poi lo potremo vedere. Potete iniziare a pensare perché e come avere il cellulare già impostato su un numero di telefono. Pensate a subire un'aggressione vicino al portone di casa vostra, al buio. Pensate quanto tempo, in quanto tempo riuscite a cercare all'interno della vostra borsa un qualsiasi utensile per difendervi. Passano minimo a cronometro, e lo vedremo se avremo la possibilità, almeno 20-30 secondi. Parliamo di secondi. Un'aggressione, un colpo si porta in 1-2 secondi. Questo è il rapporto. E soprattutto inizieremo a vedere cosa significa realmente la parola reazione. La reazione anche nella nostra professione, oggi non sono presenti i colleghi carabinieri, altrimenti insomma anche con loro avremmo potuto farvi capire ed intendere cos'è una reazione. Una reazione è sempre una conseguenza di un'azione, quindi verrà sempre in ritardo rispetto all'azione. La reazione è la difesa, e la difesa viene dopo l'aggressione, dopo un'azione offensiva. Quindi se siamo bravi ad accorciare il tempo di reazione, forse riusciamo a difenderci, altrimenti subiremo l'aggressione. Vedremo tutti gli scenari operativi, perché in palestra ci si allena, ci si allena sulle materassine, ci si allena in una comfort zone, no? Quindi lo stress adrenalinico sarà molto diverso per strada, e vedremo anche quello. Vedremo anche quello. Quindi spero insomma di vedervi in altra sede, e spero di insomma, oltre che parlare, poter praticare insieme a voi. Grazie. Ringraziamo Giuseppe, che non è stato fermo per un po', immagino, per il Covid, insomma a causa del Covid, perché altrimenti avrebbe portato la sua assistente per insomma darci dimostrazione della poi se vuoi prenderci qualcuno di noi e pugnalarci alle spalle, puoi dimostrarci anche questo. Comunque, ritornando seri, insomma, davvero lo proporrò e ne parlerò con il preside e con i docenti, perché portare, secondo me, questa, insomma, anche sperando
che con il Covid migliori la situazione e quindi forse anche una maggiore semplicità, perché poi mi rendo conto che avvicinarsi, fare queste prove è complicato in questa condizione emergenziale. Però credo che sia importante, questo a prescindere, insomma, se riusciamo a farlo nelle scuole secondo me è fondamentale, se no mi ripropongo insomma di organizzare insieme un corso per, insomma, aperto alla cittadinanza, perché davvero credo che vadano prese misure di prevenzione sempre, e anche questo, anche una maggiore attenzione sull'argomento, che non deve essere preso in accezione negativa, cioè non è che si sta attenti a come difendersi dalla violenza, non è un modo per insomma parlarne, fa bene. A questo punto passiamo invece ad un altro aspetto di come combattiamo l'indifferenza, diciamo così. Purtroppo, come dicevo prima, il gap della parità di genere è ancora un problema, non soltanto per i salari equi a cui facevo riferimento prima, ma anche per quella che è una segregazione orizzontale e verticale e la disoccupazione. Quando parliamo, insomma, utilizziamo questi termini, diciamo ci sono ancora poche donne in alcuni settori e poche donne ai vertici, quindi il lavoro, insomma, nonostante ci sono professionisti, ci sono persone che studiano, insomma, nonostante cerchiamo di affermare quella che è la nostra identità, ancora non siamo riusciti a raggiungere quella che è una totale parità, che io ci tengo a precisare, quando parliamo di parità e di uguaglianza dobbiamo preservare quelle che sono delle differenze strutturali, insomma, del nostro essere. Quindi io penso che in ogni dove è importante che ci sia, che vi sia il contributo maschile e femminile, proprio perché è diverso, ma non per questo uno è minore importante dell'altro. Quindi secondo me è importante preservare le differenze in modo sano, diciamo così. E a questo punto passo la parola a Lucrezia, che fa parte di questa associazione, la FIDAPA, poi i termini inglesi li direi tu perché non vorrei errare nella pronuncia, che sono un po' più complicati, che mi sono informato un po', è composta in Italia da 10.000 soci, e ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere iniziative delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari. Giusto, ho studiato bene? Ok. Quindi ci racconterà insomma la sua esperienza in questa associazione, come secondo te possono, insomma, l'indipendenza, perché quello di cui parlavamo ieri, che, insomma, l'indipendenza possa dare un contributo a combattere queste forme di violenza, quale che siano, insomma. Passo la parola a Lucrezia Delli Veneri. Allora, grazie, buongiorno, e innanzitutto grazie all'assessore Ocone per questa lungimiranza che ha avuto, dico io, di accendere anche quest'anno, come tutti gli anni fa, un faro su questa iniziativa e su questa tematica, ma facendolo in una chiave che è un po' inedita, se vogliamo, perché mette insieme una serie di discipline, una serie di punti di vista. Quindi non soltanto l'arte del Forum dei Giovani di Morcone, a cui faccio i miei complimenti perché appunto è stata una performance molto coinvolgente, non soltanto il contributo di Giuseppe, quindi della sua professione e del suo aspetto rispetto a questa tematica, ma anche quella di una persona che non ha alcun titolo per parlarvi di violenza di genere, perché non sono appunto né un esponente delle forze dell'ordine né tantomeno un appartenente a un personale medico sanitario inteso in senso generico, quindi non soltanto fisico ma anche psicologico, e tuttavia sono una giovane donna peraltro impegnata nel campo dell'empowerment femminile da che ho memoria. A me piace sempre dire che io vengo da una famiglia femminista, nel senso che non soltanto ho una mamma che è sempre stata una professionista, è sempre stata autonoma economicamente e, diciamo, spiritualmente, ma sono nata e cresciuta in una famiglia in cui, nonostante io abbia tre fratelli maschi e quindi sono l'unica femmina
dei figli dei miei genitori, non ho mai ricevuto né da parte dei miei fratelli maschi né tantomeno da parte di mio padre, neanche nel linguaggio, un senso di disparità, un senso di possesso, un senso di gelosia, o l'idea che io non potessi fare qualcosa che i miei fratelli potevano fare semplicemente perché io fossi donna. Quindi già, diciamo, sono una privilegiata da questo punto di vista, perché parto da una condizione molto positiva e molto diciamo anche a cui tanti aspirerebbero, perché il primo fulcro, diciamo, la prima fonte di discriminazioni, di violenze, di disparità viene spesso proprio da come veniamo cresciuti. Ecco, quello che diceva Giuseppe, non piangere come una femminuccia, quello che dicevano i ragazzi, nel linguaggio che utilizziamo, nel modo che abbiamo di approcciarci anche in maniera diversa a un ragazzino piuttosto che a una ragazzina. Io vi confesso che quando ho pensato a che cosa avrei voluto e potuto dirvi in questa occasione, ho riscontrato più di una difficoltà, perché non è la prima volta che parlo di donne, di empowerment femminile e di questioni di genere, ma è la prima volta che mi trovo a farlo a un pubblico di giovani e di giovanissimi e di giovanissime. E questo, è inutile nasconderselo, mette un tassello in più nella responsabilità di chi vi parla, perché è semplice scadere nell'edulcorazione in qualche maniera della questione, eppure non c'è niente di dolce in quello di cui stiamo parlando, ed è semplice scadere nella banalità, eppure appunto non c'è nulla di banale. Quindi già questo mi ha in qualche maniera, se non altro, censurata rispetto a una serie di pensieri e di affermazioni che rischiavo di fare in un contesto che non fosse pronto o non avesse gli strumenti adeguati per recepirlo in una certa maniera. Però perché è importante a questo punto il mio invito da parte dell'amica, della collega Giulia? È importante perché io vengo qui a parlarvi non soltanto di reazione, e quindi di un qualcosa che deve venire necessariamente quando è già successo qualcosa di brutto, dispiacevole, anche solo di sgradevole, quale può essere una discriminazione verbale o una battuta fuori luogo. Io vengo qui a parlarvi di azione, di cosa le giovani donne e i giovani uomini possono fare oggi perché il futuro sia decisamente più roseo e più egualitario, se vogliamo, di come è stato fino ad oggi. Io, come diceva Giulia, sono giovane, nel senso che ho 29 anni, che forse per voi sarà già, insomma, una cosa lontana nel tempo, e la mia vita è sempre andata su un doppio binario, che è stato da una parte quello del diritto, dall'altra quella della cultura. Quindi io ho studiato all'università giurisprudenza, lavoro tutt'oggi in uno studio legale, ma mi sono sempre occupata dall'altra parte e in parallelo di cultura a 360 gradi, quindi non soltanto da un punto di vista artistico mio personale, ma anche di impegno imprenditoriale nell'ambito della cultura. E quando ci ho pensato, in realtà mi sono resa conto che proprio all'interno di questo binario, quindi da una parte il diritto e dall'altra la cultura, si è innestata la mia passione e la mia attenzione, il mio interesse per le pari opportunità. D'altronde non ci sono pari opportunità senza diritti, non ci sono pari opportunità senza cultura. Cultura intesa come consapevolezza e come presenza a se stessi e al mondo. Io sono qui in qualità di rappresentante Young della FIDAPA BPW Italy di Benevento, oltre che di Administrative Team Lead della Young BPW International Standing Committee, che sono tutta una serie di parole altisonanti, mi rendo conto, che vogliono dire semplicemente che da oltre 10 anni io faccio parte di questa
associazione, che è una delle associazioni femminili più grandi al mondo, che si chiama BPW. BPW sta per Business and Professional Women ed è un'associazione che è nata, pensate, negli anni 20, cioè nel 1919. Una signora che si chiamava Lena Madia San Phillips, avvocato anch'essa, quindi neanche a farla apposta, insomma anche lei si occupava di diritto, pensò di istituire, appunto, di fondare questo movimento di opinione per svegliare le sue amiche, le sue colleghe, le donne che incontrava nel suo percorso, per dar loro uno strumento in più, che era quello associativo, per esistere, per affermarsi e per portare avanti la loro professionalità. Non è un caso che non si tratta di un'associazione di volontariato, perciò vi dicevo prima, io non ho titolo per parlarvi di violenza di genere, non siamo un'associazione che fa da supporto psicologico o che interviene a livello di volontariato per questioni di disagio. È un'associazione che parte da un'azione, cioè la volontà di affermarsi come professioniste. È un'associazione che parte con l'idea che ogni donna, quindi dà per scontato che ci sia parità, dà per scontato che le persone debbano essere valutate per la loro competenza e per le loro capacità e non per la loro identità di genere né per la loro identità sessuale, dato che in questi giorni si parla anche molto di queste tematiche. Quindi, indipendentemente dal fatto che tu sia donna o uomo, sicuramente avrai un valore in base alle competenze che hai, alle capacità che hai e alla professione che svolgi. Io non so se voi ci avete mai fatto caso, ma quando vi presentate a qualcuno, la prima cosa che dite è: piacere, io sono Lucrezia, magari vengo da, non lo so, Morcone e ho questi anni. Immediatamente dopo queste informazioni basi, diciamo, che uno trasferisce all'altro, la prima domanda che ci viene fatta da un estraneo è: ma tu di cosa ti occupi? Che fai nella vita? E questo lo chiedono anche a voi, cioè anche ai ragazzi, dicono: tu che liceo fai? Fai lo scientifico, fai il classico, fai l'artistico? Perché è una abitudine così di conversazione, di educazione? O nasconde invece, come io credo, l'idea che in qualche maniera quello di cui ci interessiamo, quello che facciamo, la professione che scegliamo e le competenze che scegliamo di in qualche maniera alimentare definiscono anche un po' chi siamo? E questo è importante, perché quando si parla di empowerment femminile, non che sia il lavoro a nobilitare l'uomo, ma è, appunto, non sto parlando di lavoro come retribuzione, come posto, sto parlando proprio di impegno, di che cosa uno fa giornalmente, in qualche maniera è lo sprone, no? a uscire da certi sistemi, a uscire da certi pregiudizi. Io dico che l'empowerment della donna può essere sicuramente uno strumento, non è la risoluzione alle violenze, non è la risoluzione alle discriminazioni, ma è sicuramente uno strumento per avere quella consapevolezza di cui Giuseppe vi parlava e capire come prevenire anche a livello, appunto, professionale, anche a livello dello stare nel mondo, certe dinamiche. L'essere consapevoli e l'essere presenti a se stessi, non so i vostri genitori, ma i miei, quando uscivo, o tutt'oggi, insomma, quando esco, mi dicono sempre: non stai attenta, oppure mi raccomando, ritirati presto, quanto piuttosto tieni gli occhi aperti. Che è una cosa che loro mi hanno sempre detto, insomma, forse usandola come sinonimo di queste altre locuzioni che io vi ho citato, e che invece su di me ha fatto l'effetto di effettivamente tenere gli occhi aperti, non soltanto rispetto ai pericoli, ma anche rispetto alle opportunità e alle possibilità che ci sono nel mondo. Io, quando mi sono iscritta alla FIDAPA ormai 10 anni fa, quindi avevo più o meno la vostra età,
non avevo idea di che cosa si potesse fare attraverso la FIDAPA, nel senso che sì, mi sembrava una bella cosa che tante donne professioniste si mettessero insieme e si conoscessero anche tramite il semplice fatto di far parte di un'associazione, ma non avevo idea di dove mi potesse portare far parte concretamente di un'associazione. E invece attraverso quella io ho partecipato a delle iniziative professionali, quindi che mi hanno anche aiutato da un punto di vista professionale per quello di cui mi occupavo io, e mi ha portato anche fuori, proprio fisicamente, fuori dai confini della mia città, della mia regione, della mia nazione. Ad oggi sono in questo comitato permanente della BPW International, perché chiaramente ci sono club cittadini, ci sono club distrettuali, ma ci sono anche club nazionali e internazionali, in cui io da Benevento, con la mia esperienza, vengo a sedermi al tavolo con professioniste della Nigeria, dell'Asia, dell'America, e parliamo insieme e facciamo, diciamo, un briefing, forniamo delle idee e vediamo come realizzarle su come poter lavorare insieme e meglio per l'empowerment femminile e per la parità di genere. Badate bene, la BPW ha un posto addirittura nelle organizzazioni sovranazionali, nell'ONU, si siede insieme alla FAO, si siede insieme a delle organizzazioni che tutelano la donna non soltanto a livello locale, ma a livello internazionale, e possono fare davvero la differenza, perché, e questa è un'altra frase che mi veniva ripetuta spesso quando ero piccola, se non ci sei non esisti. Se non sei presente, se non ti siedi al tavolo, che poi è la ragione che sottostà alle quote rosa e che sottostà a una serie di altre cose, se non hai proprio la possibilità di accedere a certi ambienti, a certi tavoli, a certe discussioni, come pensi di poter apportare il tuo contributo? Come pensi di poter in qualche maniera sollevare anche questioni che magari vedi che gli altri non stanno sollevando? Quando Kamala Harris è diventata vicepresidente, la prima vicepresidente donna degli Stati Uniti d'America, l'osservazione che mi venne da fare fu: complimenti non solo a Kamala Harris, ma anche alle persone che dietro ci avevano creduto in Kamala Harris e avevano costruito le condizioni affinché una donna potesse innanzitutto concorrere per il ruolo di vicepresidente degli Stati Uniti d'America. Perché non siamo e non possiamo mai essere sole o soli nel mondo, per cui anche quando si dice che la questione di genere è una questione di cui si devono occupare le donne, che il femminismo è una cosa di cui si devono occupare le donne, non è vero, perché da sole non possiamo fare nulla, la società è fatta di donne, di uomini, è fatta di persone che devono in qualche maniera convergere tutti e insieme e nella giusta direzione. Quindi il mio spunto, io spero, insomma, che questa giornata, mi rendo conto che è una proprio solo una chiacchierata, quindi senza poter approfondire chissà quali argomenti e chissà da che punto di vista, però che questa giornata possa essere per voi veramente un riflettore puntato, che vi accenda una lampadina e che vi dica: esiste anche questo, posso fare anche questo, quindi se subisco violenze o se mi rendo conto di non essere propriamente pronta o pronto ad affrontare una situazione in cui appunto una donna sia in pericolo, di seguire un corso, perché esistono corsi anche di questo tipo. Se invece voglio in qualche maniera emanciparmi o essere più presente, ecco, nel senso che vi dicevo prima, a me stessa, e voglio conoscere delle altre persone che possano essermi da ispirazione, faccio parte di un'associazione che può essere la FIDAPA, ma ce ne sono tantissime di associazioni. L'associazionismo in sé è importante. Io vi ricordo sempre che la nostra Costituzione ci tutela anche e soprattutto nelle formazioni sociali di cui facciamo parte, quindi nella nostra famiglia, nel nostro gruppo di amici, nelle associazioni formalmente costituite, nella scuola, che è una delle formazioni più importanti,
che esistono. Quindi che questa giornata vi lasci almeno, ecco, lo spunto per andarvi a cercare altro e per chiedere altro, per essere appunto presenti a voi stessi, nel senso che dicevo. Io avrei concluso, non so se passo la parola a Giulia, insomma, per le conclusioni, o se volete fare domande, non lo so, questo lo lascio fare a lei. Grazie. Allora ringrazio Lupezia, perché sì, è una chiacchierata, ma è una chiacchierata secondo me molto formativa, perché insomma l'obiettivo voleva essere questo, di insomma cercare di parlare a dei giovani senza poi insomma appesantire questa tematica, che se entriamo davvero in tanti nei particolari purtroppo diventa molto molto insomma anche dolorosa in un certo senso. Quindi voleva essere questo, a dare degli spunti di riflessione ai ragazzi. Come dicevi tu prima, Lucrezia, mi avvio alla conclusione perché so che i ragazzi devono avviarsi per uscire, quindi però siamo nei tempi, quindi mi prendo un minuto e concludiamo in modo tale da poter permettere il ritorno a scuola. Come dicevi tu, Lucrezia, bisogna esserci, quindi dobbiamo fare in modo di farci chiamare anche, nel senso di affermare la nostra presenza. Leggevo ieri un'intervista, un intervento della ministra Carfagna, che proprio diceva: un tavolo di soli uomini è un tavolo con un'idea in meno. Quindi è proprio questo, cioè, e diceva: non dobbiamo essere chiamate perché in estinzione, come specie in estinzione, che non siamo dei panda, diceva, che dobbiamo essere chiamati perché minoranza, perché noi non siamo minoranza nel mondo, anzi. Quindi è assurdo ancora che dobbiamo nel 2021 parlare di questo, ma dobbiamo farlo fino a quando non sarà più superfluo, ridicolo parlarne, perché daremo per assodato che è una abnormità, perché insomma mi sembra veramente alla base di ogni società che ha un minimo di senso civico. Quindi nell'invitare tutte le donne presenti, insomma, a non accettare mai nessuna forma di essere sminuite, mai, neanche con una battutina, cerchiamo veramente di non legittimare negli altri la convinzione che questo è possibile, di chiedere aiuto laddove si manifestassero situazioni per cui è necessario, e di non provare vergogna, perché soltanto insieme, che poi è un po' la logica anche della vostra associazione, anche se, come hai detto tu, non mira la violenza di genere, però in un certo senso per me è una forma di prevenzione differente ovviamente da quella fisica, ma è una forma di prevenzione, perché se io cerco il mio posto nel mondo e mi impegno quale che sia, ovviamente in un certo senso non permetto al mio interlocutore di pensare di poter sminuire e di legittimargli questa convinzione. Quindi per me, per questo era importante il tuo intervento oggi, perché poteva corroborare quella che era una consapevolezza delle donne, insomma dell'essere donna e del potere e dover insomma combattere ogni giorno. Non voglio fare una femminista estrema, perché non mi sento tale, però secondo me sono contenta, sono veramente, mi piace parlare di questo, perché ritengo che sia fondamentale e voglio continuare a farlo in tutto, insomma, col mio piccolo contributo che posso dare. Mi rivolgo anche agli uomini, ovviamente, perché da sole non possiamo fare niente, possiamo fare tutto con le associazioni, lo so, però nel senso, se vogliamo veramente fare questa rivoluzione culturale che è alla base dell'appianare quelle che sono queste presunte disparità che ancora sussistono, dobbiamo collaborare e quindi stare attenti nei nostri atteggiamenti anche quando crescerete, anche oggi, perché purtroppo non c'è età per la discriminazione, e quindi collaborare insieme per cercare di effettuare questa rivoluzione culturale. Vi ringrazio davvero di cuore per essere venuti, ringrazio tutti i professori, insomma, per aver accompagnato i ragazzi, e speriamo insomma di rincontrarci presto anche in altre occasioni. Vi ricordo che il Comune di Morcone continua la sua campagna di sensibilizzazione anche domani, deporremo una corona, insomma, dei fiori sulla panchina rossa in memoria delle vittime di violenza, abbiamo illuminato di rosso l'Auditorium San Bernardino per renderci visibile, proprio per indelebile in un certo senso la,
la tematica e per chi vorrà domani anche sui social scattare, facciamo questa sorta di flash mob, scattare con un simbolo rosso e affermare, insomma, e dire insieme che siamo libere di essere, di affermare la nostra identità. Grazie ancora e buona giornata. Un ringraziamento di cuore va a Domenico Pietrangelo e non posso esimermi perché davvero, davvero, anche in situazioni di difficoltà è sempre presente ed è davvero una persona speciale. Grazie ancora.